ha visione ogni giorno, Jaco? No, solo Natale. Però Ivan a Međugorje ha aperto un hotel e da anni è andato a vivere negli Stati Uniti. Ha sposato Lorin, ex Miss Massachusetts, e si è comprato questa villa con piscina da $1 milione. E ha le apparizioni ogni giorno? No, soltanto per Natale. Solo per Natale? Dei 6 veggenti, 5 a Međugorje sono proprietari di hotel, di ristoranti o di negozi di souvenir. Maria, invece, a Međugorje ha aperto un centro di spiritualità, il Magnificat. E se sei un fedele, se vuoi partecipare, devi prendere una stanza al Magnificat, come scrive Maria nel depliant illustrativo che indica prezzi e tariffe. Lo trovi nelle migliori agenzie viaggi. Qui. Al Magnificat funziona così. Quando arrivi ti prendono i documenti. Questo io? E te li restituiscono solo l'ultimo giorno, quando paghi il conto. Posso pagare con la carta? No, passo. Solo contanti, vero? 100, 200, 350. 28. Ti danno un foglietto scritto a mano che è tutto tranne che una ricevuta fiscale. Eccoci qua. Questo è il centro di preghiera Magnificat.